Albano e Loredana Leciso, nozze in vista? È passato solo un mese dall'ischemia che ha colpito il cantante pugliese e la sua compagna, Loredana Leciso, è tornata in TV, da Barbara D'Urso, per rassicurare i fan sulle condizioni di salute del suo compagno, che alla metà del mese scorso lo avevano costretto ad annullare il suo concerto di Zurigo. Ricordiamo che Albano alcuni mesi fa era stato operato dopo aver subito due fortissimi infarti e poi all'inizio del mese scorso aveva avuto un altro malore sempre per problemi cardiaci accusati durante un concerto. Già qualche giorno fa il settimanale Nuovo aveva lanciato l'indiscrezione delle imminenti nozze tra i due innamorati e ora è proprio Loredana Leciso a confermare la lieta novella, lanciando, come di consueto, qualche frecciatina all'ex moglie di lui, Romina Power. E alla domanda di Barbara D'Urso, è vero che Albano ti ha chiesto di sposarlo e tu hai risposto puntini puntini puntini? La showgirl risponde, noi siamo già una famiglia a tutti gli effetti, noi abbiamo la nostra progettualità e la portiamo avanti nel rispetto di tutti. E parlando della salute del compagno ha continuato, lui è d'acciaio. Adesso si è ripreso completamente, ha stupito i medici. Il cantante dunque sta bene, ha quasi ripreso la vita di sempre e i medici lo hanno obbligato a sospendere ogni tipo di attività artistica, ma a breve riprenderà. In ospedale c'ero io e tutti i suoi figli, tutte le persone più vicine. Romina non era in ospedale ma è venuta a trovarlo dopo, prosegue la Leciso. E infine come non parlare di Romina? Albano e l'ex moglie si erano esibiti insieme qualche settimana fa ma quando è stato invitato a baciarla, il cantante si è rifiutato. A casa ci sono i miei figli piccoli che stanno guardando la trasmissione. Con loro che è anche Loredana e ci sta guardando. Vanno rispettati, sia i bambini che gli adulti, aveva replicato lui. Il pensiero di Albano è stato molto carino, concordo che sia stato un grande nel dire che a casa lo stavano guardando la compagna e i suoi figli. È un'accortezza che ha usato nei confronti dei ragazzi, è stato un padre bravissimo, ha commentato ora la showgirl. Saranno presto fiori d'arancio?